Quando le gambe si gonfiano e le caviglie si gonfiano, la prima cosa che bisogna fare è capire se si gonfiano tutte e due contemporaneamente o una sola. Se si gonfia una sola gamba, ci può essere il sospetto che si tratti di una trombosi ed è più probabile che questo sia in una persona che ha appena avuto un intervento chirurgico, in una persona che soffre di una malattia cronica infiammatoria o acuta infiammatoria o che è stata allettata, quindi a letto magari con la febbre per una broncopolmonite, oppure che ha un'altra malattia piuttosto importante. Se si gonfiano tutte e due le gambe, è più probabile che si tratti di un problema centrale o quantomeno va escluso che si tratti di un problema circolatorio dipendente dalla pompa, che è il cuore, o dal rene. Gli esami indispensabili da fare se tutte e due le gambe si gonfiano sono un eco del cuore, un elettrocardiogramma, quindi una verifica della funzione del cuore e una verifica della funzione del rene attraverso gli esami del sangue della funzione renale. La fragilità capillare è un altro argomento abbastanza diffuso soprattutto nel pubblico femminile. Per la verità, la vera fragilità capillare vuol dire che i vasi e le pareti dei nostri vasi, quelli più piccoli, quelli dove avvengono gli scambi con l'ossigeno e l'anidride carbonica a livello delle cellule, sono veramente così fragili che si rompono e si formano dei lividi. Questo non è quasi mai il caso quando si parla invece comunemente di fragilità. In genere le donne riferiscono a fragilità capillare quando hanno dei capillari dilatati. I capillari dilatati si manifestano soprattutto sulle cosce e molto spesso sono la conseguenza di gravidanze portate avanti nel tempo senza portare le calze elastiche, quindi con ristagno di sangue nelle vene superficiali delle gambe, che causa questo ristagno una dilatazione di vasi che dovrebbero essere trasparenti e filiformi e invece si dilatano perdendo elasticità. È un problema estetico piuttosto impattante, piuttosto importante. Per prevenirlo bisogna portare le calze elastiche quando si sta molto in piedi, quando si è in gravidanza, quando si è sovrappeso, quando si è nei momenti in cui si è stati operati, quando si è allettati. Insomma, devono portare le calze elastiche le persone che hanno tendenza a sviluppare varici e quelle che hanno già avuto problemi di trombosi o di flebite o trombosi venosa superficiale.